Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon mercoledì, è ancora un mercoledì post-elettorale e inevitabilmente ci sono delle riflessioni ancora più, diciamo, ferme, ancora più meditate, meno a caldo rispetto al voto di domenica e lunedì scorso. Diciamo pure che queste riflessioni si articolano su tre versanti, ma ce n'è uno assolutamente dominante. Non il primo che evoco, che pure è significativo perché investe il partito che nelle attuali Camere è il partito di maggioranza relativa, il Movimento 5 Stelle, che è uscito massacrato nel voto delle regioni, mentre invece rivendica, come è naturale, una buona parte di merito nell'esito referendario. Il Movimento 5 Stelle è spaccato in tre e le posizioni di Di Maio sono state rese note con forza l'altro ieri e poi ieri. Ieri è stato il giorno di Alessandro Di Battista, il grande antagonista, che dice: ma cosa festeggiate? Qui invece nelle regioni è andata molto male. E naturalmente le frasi di Battista vanno lette come la strategia di chi dentro il movimento si sente escluso dall'attuale prospettiva di governo e dall'alleanza col PD. Attenzione però anche a una terza figura che, se in Italia ci fosse ancora un minimo di attenzione alle regole istituzionali, di tutto questo non dovrebbe assolutamente occuparsi, essendo la terza carica dello Stato, dovendo cioè rappresentare tutti al di fuori delle parti, non al di sopra, ma al di fuori delle parti. E invece anche Roberto Fico, oggi ce lo fa sapere il fatto, entra nella discussione come se fosse, diciamo così, un candidato alla guida, se non formale, morale del movimento. Questo è un tema, ma non è il tema dominante. Altro tema, anch'esso non dominante, un po' di dibattito su destra e centrodestra, che hanno numeri importanti, governano in 15 regioni su 20, hanno due partiti molto forti, la Lega e Fratelli d'Italia, ma sono andati incontro in qualche misura a un risultato inferiore rispetto al previsto, che viene da molti interpretato come una battuta d'arresto. Vittorio Feltri celebra, diciamo con un po' di esultanza eccessiva, Giorgia Meloni. Matteo Salvini fa le sue riflessioni sul Corriere della Sera e preannuncia per Roma e Milano la preferenza per candidature, provenienti dal mondo delle professioni e dell'impresa. Tre riflessioni di direttori o grandi commentatori, Bekis sul Tempo, che richiama la destra a darsi una strategia anche parlamentare, Stefano Folli su Repubblica e Giovanni Orsina sulla Stampa, che invitano destra e centrodestra a sintonizzarsi con i ceti produttivi, oltre che a fare una riflessione, diciamo, di fondo sulla prospettiva. A mio avviso manca ancora, ma come dire, rischio di diventare ossessivo compulsivo nel ripeterlo, quindi chi segue questo piccolo spazio di rassegna stampa mi perdonerà, manca ancora la riflessione sul pezzo che manca, diciamo, all'attuale offerta politica di centrodestra, cioè anziché processare l'offerta politica oggi esistente, che è molto forte per merito di Salvini e Meloni, occorrerebbe provare a ragionare sul pezzo che manca, diciamo, sulla componente conservatrice liberale, conservatrice libertaria, capace di intercettare voto urbano e diciamo anche aggiuntivo rispetto a quello già esistente. Ma su questo non mi pare ci sia grande riflessione. Allora, qual è, direte voi, il tema dominante? Sia detto senza pregiudizio, oggi i giornaloni sono autobiografici, raccontano di se stessi, perché è tutto un giro intorno al PD. E oggi l'Italia che prende i giornali maggiori in edicola, l'Italia che compra il Corriere, la Repubblica, la Stampa, deve affrontare le prime 5, 6, 7, 8 pagine per una lunga riflessione intorno al Partito Democratico. Non diremo che i tre giornali maggiori sono organi ufficiali del PD, perché questa sarebbe una volgarità e una cosa stupida nei confronti di quei tre giornali, di chi ci lavora, di chi li dirige, di chi ci scrive e anche nei confronti del PD.
Però questo sì, un'informazione PD-centrica. Siamo dentro una bolla in cui la politica ormai governista e governante sembra un'esclusiva del PD, anche se non ha la maggioranza del paese, e i media di riferimento parlano soltanto del PD. Vedremo ampiamente anche questo. Vediamo come tutto questo cala sulle prime pagine dei giornali di oggi, con la verità che ha un'apertura fuori, diciamo, invece dai tre binari che abbiamo indicato, ed è un'apertura che a mio avviso si raccomanda in modo particolare. Un pezzo di Giuseppe Liturri sulle famose letterine programmatiche per paese della Commissione europea. Lui dà subito gli ordini al governo: noi decidiamo, voi mettete i soldi. Altro che pioggia di miliardi, l'anno prossimo sarà erogato appena il 6% del recovery fund. Ma attenzione, i fondi per progetti scelti a Bruxelles dovrà anticiparli l'Italia. Poi, se tutto andrà bene, saranno rimborsati. È esattamente questo, diciamo. Anche la consecutio, diciamo, oltre che la sovraordinazione gerarchica di Bruxelles rispetto all'Italia, il centro del pezzo di Liturri. Andiamo a vedere le altre aperture. Il Corriere della Sera, e qui entriamo in fase PD-centrica. Governo, il PD chiede il rilancio, ma oggi il Corriere va in pressione. Vedremo l'editoriale di Fontana. L'intervista a Bettini, Maria Teresa Meli, lirica come nei giorni d'oro, quando il segretario era Renzi. Adesso è cambiato il segretario, è cambiata la linea politica, ma la Meli è sempre lirica. Diciamo, queste sono delle certezze. Restiamo in zona PD-centrica. La Stampa: Conte sposta il governo a sinistra e poi. Il PD arriva nel sommario, Ius Soli, nuovi decreti sicurezza, intervista Orlando, senza MES sanità ai privati. Orlando è comico perché bisognerà informarlo che nella parte del paese dove la sanità funziona meglio anche grazie alla competizione tra pubblico e privato, ma Orlando che viene da un secolo lontano, diciamo così, rappresenta una sinistra che ha certi tic. Repubblica, Movimento 5 Stelle, la resa dei conti e poi nel sommario Zingaretti, fase nuova, subito riforme e decreti sicurezza. E qui il ruolo lirico lo gioca Stefano Cappellini, vedremo il suo commento. Andiamo a vedere altre aperture. Il Movimento 5 Stelle, l'alleanza 5 Stelle PD l'hanno fatta gli elettori e Travaglio mostra tutto felice una foto che è quella di Conte, Di Maio e Zingaretti. Non ne siamo sicuri perché diciamo hanno ben mimetizzato la cosa, ma questa sembra la foto scattata a Narni, la famosa natura morta di Narni, dove diciamo, i leader si fecero fotografare alla vigilia delle elezioni in Umbria. Non portò benissimo, ma invece Travaglio lo vede come l'alba di un nuovo destino di progresso. Il giornale Conte si piega al PD e i grillini esplodono, e Il Tempo, con foto di Tajani, Meloni, Salvini, ora cambiate spartito, e vi preannunciavamo l'editoriale di Bechis con un po' un rimbrotto ai leader dell'attuale centrodestra. Allora, questo è il quadro. Seguiamo per un momento la verità con questo pezzo di Giuseppe Liturri e l'apertura che a mio avviso ha un grande valore e per il pezzo in sé e i suoi contenuti, e anche perché ci rifocalizza sui temi reali, temi concreti. Qui ci raccontano che è in arrivo una pioggia di fantastiliardi, ma insomma, Liturri qualche dubbio ce lo mette. Sulla consecutio, prima fate la manovra con priorità indicate dalla Commissione, poi fate i progetti e poi eventualmente vi rimborsiamo. E anche poi sul fatto che quelle priorità, green, digitale, eccetera, siano o non siano il vestito adatto al corpo che deve indossarlo, sono davvero le priorità per l'Italia? Ma attenzione poi anche a tutto l'apparato di condizionalità, e qui Liturri recupera il pezzo di un insospettabile, l'ex ministro Montiano Moavero, a cui non si può certo rimproverare ostilità all'Unione Europea, è diciamo un pezzo di arredamento di Bruxelles spostato spesso negli uffici italiani, e che però l'altro giorno sul Corriere ha messo in luce delle criticità. Moavero nota che ai paesi che sono sotto procedura di infrazione e tardano nelle azioni correttive per uscirne,
i finanziamenti del Recovery Fund potrebbero essere sospesi a guisa di sanzione. Giudica, o avvero tale intenzione, un disegno opinabile e osserva che una siffatta condizione incombe sull'avvenire e rende questi stati ulteriormente subordinati a eventuali future raccomandazioni e prescrizioni macroeconomiche dell'Unione. Riprende Liturri. Insomma, il Recovery Fund, come anticamera per un programma di aggiustamento macroeconomico alla greca, è servito. E allora mettete insieme, diciamo, gli ingredienti di Liturri. La consecutio, prima vi adeguate alle priorità europee, poi forse arrivano i soldi. La sovraordinazione di Bruxelles e il rischio di misure correttive e, diciamo, viene fuori un quadro di pilota automatico imposto all'Italia nei prossimi mesi. E bene fa Liturri a occuparsene, benissimo fa, a mio modesto avviso, La Verità a mettere queste cose al centro dell'attenzione del lettore proprio oggi. Allora, arriviamo alla parte, diciamo, pure PD-centrica della rassegna, perché poi, diciamo, una rassegna serve anche a leggere le cose che sui giornali ci stanno, non quelle che vorremmo ci fossero. Però, come antidoto, diciamo, per prepararvi come antivirus a tutto quello che stiamo leggendo, due segnalazioni dalla verità su questo. Intanto, Giorgio Gandola, pagina 2. I dati smontano la boria di Zingaretti, idem perdono pezzi quasi ovunque. Rispetto al 2015 il PD guadagna seggi solo in Puglia, affonda nelle Marche, cala in Veneto, Liguria e Toscana. In Campania viene fagocitato dal presidente sceriffo, eppure il segretario sta vagheggiando l'ipotesi Palazzo Chigi. E quindi Gandola dice: guardate, qui stanno tutti a festeggiare selvaggiamente, ma i numeri non parlano di un PD fiammeggiante. Regione per regione rispetto ai dati dello stesso partito di 5 anni fa. Mentre Maurizio Belpietro, nel suo editoriale, ragiona sui governatori di destra e di sinistra, i vincitori di questa partita, da Giovanni Toti a Zaia, naturalmente, dall'altra parte a De Luca, a Emiliano, e dice: ma qui si sente parlare di un partito dei governatori, un po' come nel 93, con la stagione dei Rutelli, dei Bassolino, dei Cacciari, si parlò di partito dei sindaci. Dice Belpietro: guardate che non finirà così. È vero, però, dice il direttore per la verità, e dice: questo è ciò che gli analisti e i politici dovrebbero considerare. Dice, mi avviso giustamente Belpietro, c'è una richiesta di autonomia da parte degli italiani, l'editoriale di Belpietro. Vediamo come chiude, è in fondo un anticipo di quello che vedremo dopo sulla parte anche di centrodestra. Belpietro dedica la conclusione a Zaia. In molti dicono e scrivono che Zaia potrebbe presto prendere la guida della Lega, perché a differenza di Salvini rappresenta l'area moderata e poi il primo è in salita e il secondo in discesa. Ma l'ipotesi è tenuta a battesimo dalla maggior parte di quelli che vorrebbero l'ex ministro dell'Interno fuori dai piedi per avere un avversario in meno. Un po' quel che succedeva ai tempi del Cavaliere. All'epoca tutta la stampa progressista tifava per Fini e dava per spacciato Berlusconi. Mettere l'uno contro l'altro è un vecchio gioco, ma come nel caso dell'ex leader di Alleanza Nazionale, non sempre riesce. Così Belpietro. Allora, vi siete preparati con l'antivirus? Adesso si arriva alla fase PD-centrica. Il Corriere della Sera oggi fa veramente impressione. Fontana viene dall'Unità. Veramente, bisognerebbe dire a Cairo: ma perché mettere la testata Corriere della Sera? Metta la testata all'Unità e si fa prima. Editoriale di Fontana. Già c'è un passaggio veramente curioso in cui si abbinano Lega e 5 Stelle. La Lega, che comunque, secondo tutte le rilevazioni, sarebbe il primo partito italiano, i 5 Stelle che crollano a un quinto dei voti che presero 2 anni fa e invece vengono appaiati. Faticano o addirittura precipitano i due partiti, Lega e 5 Stelle, vincitori delle elezioni di appena 2 anni fa. Il Partito Democratico è stato lasciato solo a combattere una coalizione di centrodestra che, nonostante la conflittualità sotterranea, si è presentata unita dappertutto. Così Fontana. Il titolo di prima è: il governo, il PD chiede il rilancio.
E Maria Teresa Meli, fiammeggiante a pagina 2, ora più gioco di squadra, Zingaretti detta la sua agenda, decreti sicurezza nel primo Consiglio dei Ministri e preme sui fondi UE. Io nel governo non lo rivendico, ma anche Renzi lo vuole vicepremier, quindi la Meli fa capire, ma qui non si può stare senza Zingaretti vicepremier. Curiosa questa cosa dei decreti sicurezza che ora, diciamo, il PD sembra in modo molto assertivo rivendicare, nel senso dell'abrogazione dei decreti Salvini o della loro forte correzione. Ma se si sentivano così forti, perché non l'hanno fatto prima del voto, quando gli italiani avrebbero potuto giudicare anche questa cosa? No, è più prudente farlo a urne chiuse, quando gli italiani non possono dire niente. Ma direte voi, il Corriere della Sera si ferma qui, il titolo di prima, la Meli, PD Lirica, Fontana. No, no, la Meli oggi ha fatto il super lavoro. C'è anche l'intervistona a Goffredo Bettini. La foto in questo caso è tratta dalla sua presenza al forum dell'Agenzia delle Dogane, Bettini con bastone, mascherina, mani incrociate, molto thailandese, diciamo. Un patto politico con gli alleati che dia certezze per tutta la legislatura, si dia pace chi voleva morto il nostro partito. Così Bettini, è, diciamo, abbastanza tragicomica la parte, diciamo, difensiva. È del tutto evidente che il risultato positivo lo abbiamo conquistato per una strategia vincente che innanzitutto Zingaretti e il gruppo dirigente hanno perseguito tenacemente per un anno, tra diffidenze, derisioni e offese. Ne so qualcosa anch'io. La verità è che il Premier Conte e l'alleanza di governo che lo sostiene hanno salvato il paese. Il PD è riconosciuto come il pilastro di tutto il campo democratico. Così, ma voi vi rendete conto? Cioè, con un paese che ha un meno 10, meno 11, meno 12% di PIL, che ha contato 35.000 morti, che si prepara a avere uno tsunami di fallimenti e licenziamenti, e questo signore che un po' sta in Thailandia e un po' a Roma Centro è così scollato dalla realtà da presentare se stesso e Zingaretti come i trionfatori della questione. Ma e poi ce n'è anche per la destra. È il momento della responsabilità per un patto politico e programmatico che dia certezze all'Italia nel corso di tutta la legislatura. Questo è quello che deve fare la sinistra. La destra ha preso un colpo micidiale, ma se sbagliamo in un momento può rialzare la testa. Vedete che poi escono, veramente. No, non serve lo psicologo, ma escono le radici di ognuno, l'avversario come un mostro che può rialzare la testa, se stessi come gli unici chiamati per diritto divino a governare, una pretesa di superiorità morale, politica, intellettuale, malamente nascosta dalla R dolce e dai modi eleganti di un signore ben educato. L'arroganza comunista è sempre quella, e questo è oggi il Corriere della Sera. Inutile. Caro Cairo, complimenti. La stampa, e pure il gruppo Gedi, su questo qualche domanda se la deve fare. Anche Massimo Giannini oggi, anche oggi non scherza, la svolta che serve al paese. Andiamo a vedere, Giannini dà conto nel suo editoriale delle aperture, sia pure caute, democristiane, arrotondate di Conte all'agenda del Partito Democratico. Porteremo i decreti sicurezza al prossimo Consiglio dei Ministri, ius soli e ius culturae vedremo, se ci sarà un problema di fondi affronteremo il MES in Parlamento. Questi sono virgolettati di Conte, riprende Giannini. Sembrano piccole cesure culturali o lievi sfumature lessicali, ma nel linguaggio un po' barocco dell'avvocato del popolo significano qualcosa. È come se in un breve fine settimana abbiano miracolosamente, abbiano, congiuntivo, avesse, ma, sì, miracolosamente cominciato a sgretolarsi i macigni ideologici che impiombano da un anno le ali della coalizione giallorossa. Quindi la coalizione giallorossa c'ha le ali che erano impiombate non dall'incapacità di affrontare l'economia, da tutte le cazzate grilline, la De Micheli, del PD, eccetera, la Azzolina. No, era impiombato dal fatto che non correggevano i decreti di sicurezza e non introducevano lo ius soli. Quindi
i macigni ideologici che impiombano da un anno le ali della coalizione giallorossa. Ed è come se gli equilibri interni alla spuria maggioranza nata un anno fa dai fumi alcolici del papete abbiano improvvisamente cominciato a pendere verso sinistra, proprio quella sinistra che finora, complice la sua inferiorità numerica e la sua minorità politica, aveva patito l'inconsistente ma paralizzante egemonia pentastellata. Ora il quadro è parzialmente mutato, quindi finalmente la sinistra Conte sposta il governo a sinistra, è infatti il titolo della prima, è tutta l'impaginazione. Saranno contenti gli elettori borghesi e moderati abituati da decenni a comprare la stampa, che infatti la comprano sempre meno, giustamente, a Torino e nel resto del Piemonte, nel nord-ovest del paese. Pagina 2. Conte sposta l'asse del governo a sinistra, via i decreti sicurezza, poi lo ius soli. E pagina 3. L'intervista ad Andrea Orlando. Ora via le leggi di Salvini, poi discuteremo del resto. Così si presentano così le prime tre pagine della stampa. Purtroppo non scherza neanche Repubblica, che è uscita da un brutto finale di campagna elettorale la scorsa settimana, tutte le cose giudiziarie contro Salvini. A proposito, magicamente chiuse le urne. Era fin troppo facile la previsione. Per una settimana sembrava che su questa storia dei tre commercialisti fosse una specie di nuova Tangentopoli, ma chiuse le urne. Oggi non trovate sul Corriere, Stampa, Repubblica, neanche sul Fatto, nemmeno con la lente di ingrandimento una questione. Voi capite che poi il gioco si svela. Ma restiamo sul PD centrico e su Repubblica. Cappellini, PD, il tempo del coraggio. Il pezzo è l'editoriale di prima, che poi gira nella pagina dei commenti. Gli elettori hanno premiato un PD che Zingaretti ha raccolto esanime e rimesso in pista, depurato di parte dei veleni che lo asfissiavano e ricollocato con nettezza nel suo alveo naturale. La scelta di dar vita al governo, l'unico possibile dopo il default giallo-verde, è stata apprezzata. Rileggiamo. La scelta di dar vita al governo, l'unico possibile dopo il default giallo-verde, è stata apprezzata. Ma Cappellini, ma si informi con quelli del suo giornale, con Stefano Folli, che per fortuna firma il commento nella medesima pagina, il suo direttore Molinari, perfino l'ex direttore Mauro. Repubblica aveva meritoriamente, al momento della nascita del Conte 2, espresso tutte le perplessità su quella operazione, alcuni si erano espressi anche sulla preferibilità di una prova elettorale pur difficile per la sinistra, pur di non fare pasticci con i grillini. E invece che cosa scrive oggi, senza fare un plissé, Cappellini? L'unico governo possibile dopo il default giallo-verde. Va bene. Insomma, avete capito come sono fatti oggi Corriere, Stampa e Repubblica, la bolla mainstream e la bolla PD, che coincidono drammaticamente. E Conte che fa? Sembra, diciamo, adeguarsi alla nuova situazione, cioè all'accresciuto peso del socio PD nella coalizione, ma anche a proprio beneficio, perché alla fine della fiera Conte a questo punto resterà in sella per almeno un paio d'anni. Vediamo un paio di retroscena che sono omogenei nella sostanza, differiscono per una nuance, per una sfumatura, diciamo, sulla tempistica del governo. Monica Guerzoni, Corriere della Sera, pagina 3. Il governo va bene così com'è. Conte chiude al rimpasto e al MES. Conte rivede la luce. Sarebbe stato a Lourdes. Gli è apparso Bettini, non sapremmo dire, ma andiamo a vedere la parte più significativa. Sono contento della squadra perché è coesa. I ministri hanno lavorato con grande impegno. Io non avverto assolutamente l'esigenza di un rimpasto. E poi aggiunge ancora il Presidente del Consiglio: Zingaretti non chiede rimpasto. Non mi sembra che il PD ponga il tema del rimpasto, pone un problema di rilancio dell'azione di governo. Così, diciamo, la mette la Guerzoni. Per ciò che riguarda il MES, è più cauto Conte.
Prima bisogna elaborare un piano per la sanità, dopodiché andremo a vedere quanto costa, sì MES o no MES, è una questione pregiudiziale su cui non mi pronuncio. Andiamo a vedere la controprova su Repubblica. Sostanzialmente Repubblica, in questo caso in retroscena, è firmato da Tommaso Ciriaco, ci dà un quadro convergente, ma con una tempistica un po' diversa. Conte teme i numeri in Senato e chiede tempo al PD, cioè dice Conte: guardate che qui mi esplodono i gruppi, in particolare senatoriali dei 5 Stelle, e allora andiamo un po' alla volta. La preoccupazione per il 5 Stelle fuori controllo e per possibili ribaltoni a Palazzo Madama. Sente Zingaretti, il soggetto è Conte, e apre a modifiche immediate dei decreti Salvini, ma sul MES rinvia ancora. E allora andiamo a vedere la situazione del Movimento 5 Stelle, che è naturalmente caotica. Qualunque giornale sceglierete di acquistare, noi vi raccomandiamo naturalmente La Verità, troverete ampio spazio dedicato a questo. Corriere della Sera, pagina 5, il 5 Stelle va a congresso tra i veleni, Di Battista dice è la peggiore sconfitta, e nella medesima pagina Emanuele Buzzi sente una delle campionesse della corrente di Battista, la Lezzi, la ricordate, l'ex ministra, quella delle cozze al posto dell'Ilva, del rapporto tra PIL e condizionatori d'aria d'estate, ecco, che c'hanno begli scienziati in ciascuna corrente. Rischiamo di scomparire, serve una nuova leadership, non l'intesa con la sinistra. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, che con Luca De Carolis ci porta però una terza figura, ve lo dicevamo nel sommario. La crisi diventa guerra a tre, in lizza Di Maio, Fico e Di Battista. Allora, Di Maio sappiamo cosa vuole: l'alleanza col PD e un suo recupero di centralità, o direttamente o per interposta Appendino o per interposto Prestanova. Di Battista invece vuole rompere l'attuale schema, e Fico, eccolo qua, l'ex deputato Di Battista non fa in tempo a finire che a Montecitorio si manifesta Fico, il presidente della Camera. Eh sì, sarebbe presidente della Camera, non dovrebbe parlare di queste cose, ma parla soprattutto di movimento, scrive con nonchalance De Carolis. Virgolette, il 5 Stelle ha perso le regionali, ma la sua crisi di identità non va collegata al voto, viene da molto prima. Ora non è tempo di guerra per bande, non vanno date colpe, neppure di un congresso veloce, niente venti spot, servono stati generali permanenti, gli stati generali permanenti. Elenca errori, temi identitari che non sono stati portati avanti, cioè la legge sull'acqua pubblica, quella sul conflitto interessi, la riforma della RAI, sembrano punti dell'agenda di un capo politico, di un coordinatore. E Fico mica si sottrae, virgolette, entrerei in una segreteria, io ci sono sempre per dare una mano al movimento e sono per un organo collegiale. Così. Sarà contento anche il capo dello Stato, tra i vari capolavori che il capo dello Stato potrà raccontare alla posterità, oltre ai corazzieri a cavallo per raccogliere Xi e la firma del memorandum sulla Via della Seta, oltre a Di Maio, ministro degli esteri, a Azzolina alla pubblica istruzione, tutte nomine firmate dal Quirinale, certo su proposta di Conte, ci sarà anche quest'altro merito del presidente della Camera Grillino che pontifica come un capocorrente, se non come un capopartito. Resta poco tempo per vedere cosa c'è sul lato, diciamo, destro della riflessione. Allora, Vittorio Feltri celebra Giorgia Meloni, la più brava, così il direttore di Libero. Matteo Salvini è intervistato sul Corriere della Sera, lo sente Marco Cremonesi, e parla di scelte sbagliate a sud. È evidente che il riferimento è in particolare alla Puglia, dove è stata proprio la Meloni, la più brava secondo Feltri, diciamo, a insistere per una candidatura totalmente bollita. Era sufficiente farsi 36 ore in Puglia per capire che Fitto, nonostante la forza dei partiti che lo sostenevano, non ce la poteva fare. E poi il passaggio sulle elezioni future, le comunali dell'anno prossimo.
Posso dire che in Puglia e Campania non abbiamo intercettato la richiesta di cambiamento che veniva dai cittadini. Adesso dobbiamo guardare al futuro, dice Salvini. Nel 21 vanno al voto tutte le più grandi città italiane, tutte a guida PD o 5 Stelle. Io proporrò alla coalizione di scegliere gente che viene dall'impresa e dalle professioni, anche senza tessere di partito in tasca. L'alleanza si deve allargare, così Salvini. Ma ci sono tre commentatori che vanno visti, citiamo, non abbiamo tempo di leggerlo, Giovanni Orsina sulla stampa, che chiede, diciamo, una doppia correzione, una sull'Europa e una di maggiore attenzione al mondo produttivo. C'è Franco Bechis sulla Prima del Tempo, che chiede molte cose, ma tra l'altro dice: guardate, siccome l'opposizione sarà lunga, datevi una strategia parlamentare. Se l'orizzonte è il 22 o il 23, invece di iniziare una lunga campagna sul Parlamento delegittimato dopo il voto referendario, vero, ma non porterebbe a nulla, iniziate a costruire ipotesi intelligenti sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, cercando figure che davvero possano rappresentare tutti gli italiani e non una piccola parte. Altrimenti vi ritroverete lì, proprio Conte, che è il vostro peggiore degli incubi. O no? E torna invece su un ragionamento di prospettiva, Stefano Folli, nella pagina dei commenti di Repubblica, parla di un centrodestra da reinventare, individua i punti di debolezza dei vari protagonisti e conclude così: è vero, se si sommano i voti di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, si ottiene una maggioranza relativa del centrodestra anche dopo le regionali. La verità, secondo i sondaggi, quasi maggioranza assoluta, ma, dice correttamente Folli, è un risultato virtuale che non esprime una prospettiva di governo articolata intorno a un'idea del paese. Il tema del contrasto all'immigrazione non sembra più la scorciatoia utile a sedurre un certo elettorato. Probabilmente oggi sarebbe più efficace parlare al mondo produttivo, indicare una strada non generica per la ripresa economica e per l'utilizzo delle risorse europee. Scenario non facile per un centrodestra poco coeso, nonostante le apparenze, e fondato sulla diffidenza radicale verso l'Unione. Diffidenza non condivisa da Berlusconi, certo, ma questo aspetto accentua l'ambiguità di uno schieramento chiamato presto o tardi a ridefinirsi rispetto all'Europa. E, come abbiamo detto, temi analoghi sono quelli che affronta Giovanni Orsina. Resta il tempo per due segnalazioni. Una è molto importante ed è sulla Prima della Verità, Claudio Antonelli. Vi ricordate, Antonelli è stato sul suo giornale, sulla Verità, il primo a porre il tema con forza del pasticcio fatto da Conte sulle nomine dei vertici dei servizi, non solo allungate dentro un decreto dedicato ai temi del coronavirus, quindi, diciamo, totale estraneità di materia, ma anche in quel caso, diciamo, al Quirinale hanno chiuso tutti e due gli occhi, ma addirittura centellinati nel rinnovo con il rischio, spiegava Antonelli, di un asservimento o di una volontà del governo di asservire i vertici dei servizi, diciamo, centellinando il rinnovo. Conte si è dovuto presentare al Copasir e la notizia di Antonelli è che il Copasir costringe Conte a rimangiarsi il blitz sui servizi segreti. Il pezzo sta in prima e poi gira a pagina 9. Sventato il golpe sui servizi segreti, il Copasir rimette in riga Giuseppi e si dà conto della dichiarazione conclusiva del presidente Volpi dopo l'audizione di Conte, a seguito dell'audizione odierna del presidente del Consiglio. Alla luce delle considerazioni svolte e condivise in tale sede, i componenti del Comitato auspicano che il Parlamento possa intervenire in uno dei prossimi provvedimenti sulle norme della legge 124 del 2007 in materia di nomina dei direttori delle agenzie, in uno spirito di collaborazione che non può e non deve mancare, eccetera, eccetera. Insomma, rimettere mano alla legge 124, per chi maneggia un po' queste cose, è la legge quadro su le nomine degli apparati di sicurezza. Quindi l'obiettivo è anche ambizioso in questo caso, cioè proprio una manutenzione, chiamiamola così, di tutta la normativa di settore. E infine, qualunque giornale sceglierete di acquistare, trovate in prima una cosa che non affrontiamo, questa rassegna cerca di stare sulle cose politiche, però questa ha un suo rilievo, eccetera. È la storia obiettivamente un po' farsesca dell'esame di italiano del calciatore uruguaiano Suarez. È
è venuto fuori dalle intercettazioni che coinvolgono esponenti dell'Università di Perugia, che l'esame era, diciamo, un pochino pilotato e accomodato. Da quello che si capisce, al calciatore sarebbe stato detto prima, diciamo, l'elenco dei quesiti che gli sarebbero stati sottoposti. Naturalmente è già scattata un'inchiesta. Attenzione, perché il procuratore di Perugia è Raffaele Cantone, l'ex capo dell'anticorruzione. Diciamo, c'è da immaginarsi sviluppi con una certa risonanza mediatica, e sono nei guai i vertici dell'Università di Perugia, per il momento non, diciamo, non altri soggetti, ma è una faccenda naturalmente da seguire. Allora, il nostro tempo è finito, noi ci risentiamo questa sera alle 19, domani mattina alle 7 con Francesco Galietti, ma ora l'invito è quello di passare in edicola e prendere La Verità e Panorama. Buonissima giornata a tutti.